Ciao amici, bentornati su Balconi TV in Roma, io sono Mika, questo è il terrazzo dello Yellow Bar e oggi ci è passato a trovare una cantautrice italo-canadese, lei è Sara Jane Ceccarelli. Ciao Sara, come stai? Molto bene, soprattutto perché mi intervista un italo-venezuelana, quindi esatto. Sono felice. Ma soprattutto non ci capita spesso di avere delle donne, anche qua su questo balcone sono tutti maschi, quindi sono molto contenta che tu sia qua, anche perché ti avevo visto live in quei Spaghetti Unplugged, li salutiamo. E adesso sei qua, quindi sono molto contenta. Grazie, grazie per l'invito, siamo molto contenti. Che cosa ci suoni? Allora, vi suoniamo quello che poi è stato il primo singolo del mio disco uscito, che si intitola Rescue Yourself. All right, poi faremo un po' di chiacchiere. Yes. Yourself, it's like reeling on a sea you never saw before, you never saw before. No safe places left, not even yourself. Can't imagine running, chasing a figure you know quite well. But the smell is the only one I recognize. Rescue yourself is like walking on an endless wire. Walking on an endless wire. Walking on an endless wire. You can fall asleep on it. You can fall asleep on it. Yeah, Sara Jane Ceccarelli, what a great performance. Thank you. Allora, qua facciamo vedere, questo è il tuo album d'esordio, Colors, Story of a Girl Who Wanted to Record an Album. Sottotitolo importante. Esatto, che è un album che penso avrai consumato perché è uscito ottobre del 2016, siamo al 2018, avrai fatto un sacco di cose, però... Prima di parlare di quello volevo che presentassi la tua band. Assolutamente, abbiamo alla mia destra Matteo Dragoni, al Caon, che di solito ha un set un po' più grande, ma oggi qua con la primavera. E alla mia sinistra Lorenzo De Angelis, all'acustica, i miei fidi compagni.
Adesso cosa stai combinando? Perché cioè, immagino che non ti sei fermata, no? Hai qualcosa in pentola. No, stiamo scrivendo nuovi pezzi per il nuovo disco, perché ovviamente il mercato chiama e bisogna farlo, anche se insomma ancora è un po' all'inizio. E stiamo suonando tanto, abbiamo suonato in Italia, abbiamo suonato all'estero per fortuna. E niente, suoneremo, posso dire dove suoneremo? Certo, infatti te lo so perché hai anticipato, quindi no. Ci sono delle date, prima mi raccontavi che ci sono le date, ce le vuoi annunciare? Sì, ci teniamo molto, allora una è il 12 aprile al Teatro Orione per la rassegna Molto Rumore per Nulla, è una bellissima rassegna insomma che hanno iniziato da poco, e la data successiva è il 27 aprile all'Onda Road di Passignano sul Trasimeno, quindi torno nella mia Umbria. Per adesso queste due, poi le altre le annunceremo, vi terremo aggiornati. Ottimo, se qualcuno vuole trovare il disco, come si fa? Il disco è un po' ovunque, Amazon, iTunes, SoundCloud, insomma, dove volete. E quindi per acquistarlo, cioè nei negozi, c'è? No, siamo solo sul digitale. Vabbè, allora nei quindi tuoi diciamo concerti. Amazon e poi arriva il pacchettino. Vabbè, nei tuoi concerti, cioè, così almeno. Nei concerti assolutamente, che è la cosa più bella, così poi lo firmo e parlo. Quando ti richiudi in studio? Guarda, siamo stati adesso in studio per un altro disco con cui stiamo collaborando, che uscirà con Appaloosa Record, ed è un disco dedicato ai rifugiati, uscirà proprio nella giornata mondiale del rifugiato, e insomma ci saranno Antonella Ruggero, Neri Marcore, tanti nomi, infatti siamo molto onorati, noi abbiamo cantato un brano di Woody Guthrie, Deportee, ci è stato proprio chiesto di portare questa cover. Come ti è capitato di andare a finire su questa... Ma guarda, io sono stata sempre molto impegnata anche in altre orchestre con cui ho lavorato per i diritti, ho scritto un brano che Save the Children ha, diciamo, voluto, di cui ha voluto essere testimonial, per cui è una storia un po' vecchia mia. E quindi mi conoscevano e sapevano che era una cosa che mi poteva interessare. Poi insomma con loro abbiamo fatto un bellissimo lavoro, abbiamo riarrangiato un po' il brano, perché Woody Guthrie, insomma, folkman incredibile con la sua chitarra, noi abbiamo aggiunto dei suoni che ci appartengono di più. Poi insomma, stay tuned, così ascolterete anche quello. Fantastico, allora un ingrosso in bocca al lupo alla nostra attivista, non solo cantautrice, Sara Jane Ceccarelli, questo Balcony TV in Roma, io sono Mika, questo è sempre il terrazzo dello Yellow Bar, ci sentiamo la prossima settimana, grazie anche a Contessa Rocker, ciao! Bravo.